Una vera e propria festa della cucina siciliana. La 41esima edizione dell'Ottobrata Zafferanese è ormai alle porte. Con oltre 80 stand, la kermesse del gusto che torna sotto i riflettori con una nuova area food allestita da Expo all'interno dell'ex campo sportivo. In via Rocca d'Api sancisce quest'anno la rinascita del territorio dopo il terremoto dello scorso dicembre. Una manifestazione, ha detto il sindaco di Zafferana Etnea Salvatore Russo, che rappresenta per il nostro comune un punto di partenza verso una ripresa per tornare a valorizzare i prodotti e le eccellenze della nostra città. Abbiamo pensato molto se organizzare o meno l'Ottobrada quest'anno, però, come giustamente ha detto lei, abbiamo scelto di farla perché anche una manifestazione del genere che porta tanta gente, che porta tanti turisti all'interno del nostro territorio, è un modo per far riscoprire il nostro territorio, far rinnamorare la gente del nostro territorio che è stato duramente colpito dall'evento sismico del dicembre del 2018. Ci siamo adoperati molto affinché questa manifestazione, l'Ottobrata che comincerà domenica prossima, funzioni alla perfezione e spero che sarà gradita dagli ospiti che verranno che verranno a Zafferana nelle 4 domeniche di ottobre. L'impianto della festa è pressappoco uguale, abbiamo un po' ridotto il percorso rispetto agli altri anni, anche per soddisfare e per garantire la sicurezza dei nostri visitatori e sicuramente, a mio modo di vedere, abbiamo fatto un passo di qualità sia nell'aspetto della enogastronomia sia per quel che riguarda l'utilizzo dei materiali riciclabili. Ci abbiamo cercato di avvicinare il turista al rispetto dell'ambiente, al rispetto del territorio, cominciando anche a utilizzare materiali bioriciclabili. La location, allestita in una veste del tutto inedita, squisitamente plastic free, vedrà i migliori piatti della tradizione, le sapienti mani dei pluripremiati chef Gaetano e Vincenzo Quattropani, con il virtuoso staff della Valentino Catering and Events, a stupire migliaia di visitatori con ricette segrete in un'indimenticabile esperienza sensoriale. Ogni domenica, infatti, in occasione delle sagre dedicate, gli chef prepareranno piatti gourmet ideati ad hoc per l'occasione e cucinati con cura, dal risotto all'uva e cannella alle caserecce con miele e pangrattato dagli straccetti di maiale pollo con miele dell'Etna, all'uovo poche con fonduta di castagne e funghi, una vera e propria escalation di prelibatezze, mentre per gli amanti della tradizione si rispetterà l'attesa usanza del panino gourmet con la carne arrostita sulla brace, salsiccia o hamburger, il tutto impreziosito dallo stuzzicante odore e straordinario gusto del risotto con salsiccia e funghi, gli anelletti al forno e l'aroma della pasta al ragù. Siamo molto felici di lavorare al fianco dell'amministrazione di Zafferana per un'edizione che abbiamo voluto immaginare innanzitutto rispettosa del luogo dove ci troviamo, l'Etna, che è patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi su questo abbiamo lavorato anche nel tema del food, un food non rivisitato nei termini della tradizione, ma che racconterà il territorio, un food rispettoso. Sarà la prima sagra interamente nel monouso plastic free, sarà una sagra che raccoglierà tutti gli oli esausti, sarà una sagra che parlerà di territorio e con il territorio. Quindi siamo molto felici di poter collaborare appunto con il sindaco, con tutta l'amministrazione comunale, in questo spazio che diventerà anche un luogo dove confrontarsi su questi sapori. Tutte le 4 domeniche avremo anche dei piatti gourmet collegati alle tematiche della manifestazione Ottobrata Zafferanese, dove gli chef di Valentino Catering hanno davvero disegnato queste ricette che utilizzeranno le materie prime principi dell'Ottobrata, dalla mela cola ai funghi a tutto ciò che sono i veri sapori. Quindi non solo piatti gourmet, ma anche davvero un'occasione ludica e soprattutto gustosissima. Nell'area gastronomica spazio anche per le bontà vegetariane con un particolare occhio di riguardo al mondo gluten free, grazie alla partnership con AICE Sicilia, in una zona in cui tutti i preparati verranno serviti solo con stoviglie monouso 100% biodegradabili. Tra le novità di quest'anno, stimati nomi della radiofonia e della comicità italiana, durante le domeniche del sorriso, riflettori puntati sul grande palco in piazza Cardinale Pappalardo, antistante la scalinata della Chiesa Madre, su cui sarà protagonista l'artista Andrea Perroni, storico conduttore insieme a Luca Barbarossa, del programma Radio 2 Social Club in onda su Radio 2 e volto noto di trasmissioni come Zelig Circus e Colorado. Consentitemi di dire prima di tutto che questa bellissima manifestazione che oggi ritrova nuovo spolvero va dedicata e va ad aiuto di chi ha patito in questi anni il problema del terremoto a Zafferana. Questo tipo di evento può dare un impulso nuovo e nuova visibilità anche a un problema che da qualche anno va avanti e che deve trovare risoluzione. L'Ottobrata è una manifestazione di grande rilievo e noi come assessorato al turismo non possiamo che sostenerla nella convinzione che quest'anno troverà nuovo spolvero, nuovi,
nuovi indirizzi che ritengo debbano necessariamente dare un nuovo impulso non solo alla manifestazione ma anche al territorio di Zafferana e Terneo. Da Piazza della Regione Siciliana fino a Via Roma per poi giungere alla centrale Piazza Umberto da domenica prossima e per tutto il mese di ottobre verrà allestito un colorato percorso alla riscoperta dei prodotti siciliani di qualità per un'ottobrata che punta a valorizzare il territorio e che sarà possibile raggiungere senza alcuno stress grazie ai 5 parcheggi disposti in tutto il perimetro esterno del paese da dove partiranno dei bus navetta diretti all'ingresso della manifestazione.